bravo come Giuliano, mi sono preso qualche appunto per potervi raccontare per filo e per segno quello che ho intenzione di proporre insieme con loro, insieme con voi questa sera. Allora, cari amici, a nome del Consiglio Direttivo Temporaneo e a nome mio personale, voglio darvi il benvenuto alla serata di presentazione ufficiale della Ietta. Siamo felici ed orgogliosi di essere giunti a questo punto in quanto coronamento di un percorso di lavoro che ci ha portato a dare vita a quella che vuole essere l'associazione di chi ha a cuore o che si interessa di emergenza territoriale. L'idea dell'associazionismo nasce all'inizio di quest'anno da alcune semplici considerazioni. La prima riguarda la conoscenza tra colleghi. Spesso ci siamo trovati a chiederci, credo sia una domanda comune, come mai persone che scelgono di svolgere lo stesso lavoro, di condividere gli stessi timori, preoccupazioni e successi, per fortuna, non si conoscono tra loro anche se sono vicine nelle comunicazioni e nella condivisione che il percorso per il trattamento del paziente comporta. Potenziale umano con una formazione specifica e personale che scorre nascosta e che quotidianamente incamera nuova esperienza, nuova crescita professionale e nuove capacità che restano nascoste e in più e raramente vengono ad essere condivise. Da qui la seconda considerazione, cioè la possibilità che ognuno di noi, per il trascorso che ha avuto e per come è professionalmente in questo momento, possa mettere a disposizione di altri quello che sa fare e quello che sa essere, senza bisogno di titoli particolari, ma senza neanche sentirsi da solo. Trovando all'interno della situazione la possibilità di sviluppare le proprie idee e convinzioni in maniera scientifica e strutturata, si può pensare di poterle condividere con altri in quello che vorremmo fosse una grande crescita comune. Ecco allora che l'intervento problematico o il paziente problematico che tutti noi può capitare di dover gestire o dover assistere deve rappresentare la spinta per un'analisi accurata, una ricerca pianificata della soluzione e la successiva elaborazione che possa essere messa a disposizione di tutti nell'ottica di una standardizzazione del soccorso extraospedaliero con innegabile beneficio per il cittadino, la cui cura e tutela resta l'obiettivo non solo della nostra associazione, ma anche quello più generale della nostra professione. Ma non solo, anche dedicarsi alla stesura di lavori per l'utilizzo, ad esempio, di nuovi presidi o per un trattamento innovativo di alcune tipologie di pazienti può essere lavoro di gruppo di persone di diversi reparti, diversi ospedali, perché no, diverse regioni. Provate ad immaginare quanti stimoli si possano trovare in una modalità di crescita di questo tipo. Questa dunque è la strada maestra che io immagino, strada aperta a nuove vie che ora si intravedono appena, ma che potranno essere sviluppate in futuro. Penso anche alla prevenzione sotto tutti i punti di vista, all'educazione sanitaria, a volte carente, a volte incompleta e che può arrivare all'utente finale distorta e inutilizzabile, se non addirittura dannosa. In questo il professionista, che sappia esserlo veramente, può fare la differenza. Usando la visibilità che potremmo avere sul territorio come associazione non lucrativa riconosciuta e svincolati da obbligo dipendente azienda, riusciremo ad essere propositivi in molteplici ambiti, aprendo scenari del tutto nuovi, stimolanti e raggiungibili lavorando in gruppi che possono chiedere anche il supporto professionale di figure professionali d'umano esterni all'associazione. Ritengo inoltre che il profilo di gratuità che l'associazione, per come è concepita, vuole mantenere aggiunga un valore importante. Il saper porsi a fianco della comunità, aiutandola con le nostre conoscenze a diventare più responsabile nei confronti dei singoli che la compongono, deve essere fonte di responsabile soddisfazione. Lo stesso vale per la nostra formazione interna. Il peer-to-peer sarà il sistema di passaggio informativo che vogliamo, a cui vogliamo puntare. Penso alla necessità che abbiamo di ottenere crediti formativi e anche in questo l'associazione può dimostrarsi utile nel cercare collaborazioni con providers che siano in grado di accreditare corsi ideati, sviluppati e tenuti da infermieri per gli infermieri. Questo non significa denunciare carenze formative, ma sottolinea ancora una volta la possibilità di sviluppare in maniera autonoma ed associata la propria crescita.
dovremmo cercare tutti insieme di usare strumenti in grado di unire i nostri mondi lavorativi per non restare da soli, portare web, social network, mail, programmi di messaggistica istantanea che negli ultimi giorni sono stati sfruttati alla grande, possono essere strumenti utili a raggiungere gli scopi sopra descritti e soprattutto idonei e pratici per poter tenere in contatto con ognuno di voi. Cercheremo di usarli per poter accogliere le vostre idee e i vostri suggerimenti. Ora chiediamo il vostro coinvolgimento, facendo leva su quanto detto e proponendovi ancora una volta di diventare protagonisti della vostra professionalità, mettendola a disposizione degli altri in maniera costruttiva e reciprocamente condivisa. Questa è anche la risposta alla domanda fataci da alcuni colleghi di Pordenone, che stasera sono qui, per cui la presenza ringrazio, che ci chiedevano cosa dovrebbe spingere un infermiere a scegliere la nostra associazione rispetto ad altre con più esperienza e anni sulle spalle. Noi vi proponiamo una strada nuova, non totalmente percorsa, e speriamo accattivante, a tal punto da voler fermarvi al termine di questa serata a procedere con la registrazione a socio. Aggiungiamo che da domani cominceremo a lavorare su due progetti, un workshop sulla psicologia in emergenza e uno sull'ipotermia terapeutica. Altri lavori si stanno delineando e per questo ringrazio chi si è reso proposto e reso disponibile per farlo. Concludo ringraziando ognuno di voi per essere intervenuto, ma in particolare modo il Consiglio Direttivo Temporaneo che vado a presentarvi e al quale va il mio applauso. Giuliano Sforzato, Giuliano Vicepresidente. Igor Sist, il nostro segretario, speriamo anche tesoriere, magari da stasera. Poi ci sono Silvia Carnesso, medico Rosara, purtroppo è trattenuta sul malgrado in ospedale, non come infermiera. Diego Morinato, ecco là. Francesca Farrona, che sono stati i primi colleghi a veder circolare questa idea e senza i quali la JET non avrebbe preso vita stasera. Grazie. Grazie a Riccardo Monarini, non è presente questa sera, il nostro avvocato, che con spirito di condivisione concettuale ha fornito il suo prezioso contributo nel farci muovere fluidi tra i numerosi cavilli che a volte frenano gli slanci più convinti. Grazie a Luigi Lazzari, anche lui purtroppo stasera non c'è, presidente meticoloso e preciso, uomo della primissima ora, le cui indicazioni e consigli sono stati fondamentali per muovere correttamente i primi passi. Grazie ad Andrea, il nostro webmaster, che stasera ha una partita di calcetto, non poteva mancare, per la realizzazione del sito internet www.assoiet.it, che vi prego di andare a visitare, e anche a Carlo. Che ha mandato la moglie, ma senza macchina fotografica, per le foto che abbelliscono la home page. Contavamo di far conto delle foto di stasera da poter mettere sul sito, ma ci arrangeremo in qualche altra maniera. Comunque grazie anche a voi. Grazie a Giuseppe Mariella, presidente dell'associazione che ci ospita, a cui va il nostro ringraziamento per la disponibilità. Vado a concludere, ringrazio, permettetemelo, mia moglie e i miei figli che stasera condividono con me questa nuova sfida. Riconosco la loro pazienza e assecondamento per questo mio impegno personale. Lo faccio anche per dimostrarvi che nella vita non bisogna mai fermarsi pensando di aver raggiunto la cima, ma a volte se si crede fortemente in qualcosa bisogna sapersi mettere in gioco ancora e ancora. Solo così si diventa uomini e donne migliori. Grazie Deborah, Leonardo, Leonora, Beatrice e Lorenzo.